Rachele, tu ci parli sempre della necessità di fare le introduzioni con calma, in modo che i cavalli non litighino fra di loro. Ma se ci sbagliamo e succede un disastro, come possiamo rimediare? Che cosa succede fra questi cavalli? Questa essenzialmente è la domanda di Elisa, che adesso, dopo la sigla, tranquillizziamo un po'. Ciao, io sono Rachele Malavasi e questa è la mia rubrica E quindi domandamelo, in cui voi mi fate delle domande e io cerco di darvi una risposta sempre con il supporto della ricerca scientifica. Sono un tecnico equestre, sono una divulgatrice scientifica esperta in etologia equina. In questo momento voi mi state vedendo il video oppure mi state ascoltando in podcast, ma in ogni caso i miei canali social sono il canale Telegram, Instagram, YouTube e Facebook, che si chiamano tutti Etologia Equina con Rachele Malavasi e ovviamente il podcast sui vari canali. Chi mi sta vedendo forse sta notando che ho una terribile ricrescita bianca e ve lo voglio far notare perché altrimenti mi scrivete: Rachele, perché non ti fai la ricrescita? Ho deciso di presentarmi così come sono, quindi di smettere di farmi la tinta ai capelli. Quindi questo è il motivo per cui fatemi tutte le domande che volete, tranne questa. E le domande me le potete fare andando sul mio sito www.etologiaequina.it, dove trovate il modulo di contatto anche per esempio per richiedermi una consulenza privata online o dal vivo. Bene, ma passiamo alla domanda di Elisa, che mi chiedeva come fare nel momento in cui ha fatto un'introduzione e le cose sono andate male. Elisa, tra l'altro, usa un termine molto appropriato, che è marcature emozionali, cioè mi chiede se le marcature emozionali che si sono prodotte in quell'inserimento venuto male rimarranno oppure no. Allora, cerchiamo di capire che cosa sono queste marcature emozionali. Si tratta essenzialmente un po' delle emozioni che provate quando succede un qualsiasi evento nuovo, che quindi marca quell'evento in maniera puntuale. In questo caso in particolare si tratta di paura o di rabbia che si è marcata in questi cavalli. È un po' come dire se la sono legata al dito, insomma, si ricorderanno dell'evento che è avvenuto la prossima volta che incontreranno quel cavallo oppure che si ritroveranno nella medesima situazione. Se ne parliamo in modo un po' più tecnico, a livello neurologico, quello che accade è che quando c'è una situazione soprattutto legata alla paura, a una minaccia per la sopravvivenza, come può essere per esempio l'attacco di un cavallo, si riorganizzano i circuiti mnemonici, che sono legati proprio alla paura, perché ovviamente la paura serve per garantire la sopravvivenza e quindi il cavallo si deve ricordare per bene che vicino a quel cavallo non ci si deve stare o in quella situazione non ci si deve stare. Ma se i circuiti mnemonici fossero, diciamo, piombati, cioè nel senso se non potessero poi essere più modificati, il cavallo morirebbe subito in natura, perché è chiaro che all'inizio della vita ci possono essere diverse situazioni che provocano uno spavento o una rabbia tale da doversela segnare e chiaramente il cavallo non potrà affrontare quei contesti con quella paura per tutta la vita. Ma come sappiamo tutti nella nostra relazione con i cavalli, quello che accade, è che il cavallo rivede le sue paure, modifica il ricordo che ha, la rappresentazione mentale dell'evento accaduto e le supera, essenzialmente nello stesso identico modo, in cui ci comportiamo noi. Quindi, nella situazione che ha vissuto Elisa, è molto probabile che ci sia stato un qualche evento che ha spaventato o fatto arrabbiare i cavalli uno verso l'altro, un modo di avvicinarsi non appropriato, non ho idea perché non ho avuto i dettagli, che quindi ha in quel momento riorganizzato i circuiti mnemonici e ci vorrà un po' di tempo per recuperare, ma sicuramente la possibilità c'è, sempre che il fattore scatenante non continui a riproporsi, cioè se il problema è stato un cavallo particolarmente aggressivo che poi quando questi cavalli si ritrovano insieme, di nuovo esercita la sua aggressività, è ovvio che la marcatura emozionale negativa in questo caso non verrà cancellata e sostituita invece con una positiva. Però io vi posso parlare per esperienza, poi vi citerò qualche dato scientifico, vi posso parlare per esperienza, di una difficilissima introduzione in branco, nel branco dell'Osa Equiluna, che è il centro con cui ho collaborato fino a 2 anni fa, in cui Quick, questo cavallo che ci ha messo ben un anno e mezzo per essere inserito in branco, e lì comunque c'erano dei cavalli e degli umani professionisti nella questione.
a un certo punto ha afferrato un altro cavallo nel processo di introduzione per il garrese e l'ha buttato a terra, facendolo anche sanguinare. Beh, vi posso dire che circa 3 mesi dopo lui e Spirit stavano giocando uno dall'altra parte, separati da una recinzione, giocavano con il muso. E alla fine del processo di introduzione, Spirit e Quick giocavano proprio senza bisogno di essere divisi da una staccionata, quindi le cose cambiano assolutamente. In ogni caso, parlando di scienza, noi sappiamo che più della metà dei puledri sbaglia nell'avvicinarsi ad un adulto, nel senso che anche se l'adulto manda dei segnali di chiusura, o dei segni di stress, il puledro non se ne rende conto e si avvicina comunque. E non è che poi in futuro non verrà perdonato. Chiaramente qui parliamo di puledri, quindi la situazione è un po' differente. Ma parliamo invece di cavalli adulti. Nel 2010 Cozzi e collaboratori hanno fatto una ricerca in cui hanno dimostrato che tra i cavalli esiste una figura che sarebbe quella del paciere, che promuove quella che si chiama una riconciliazione triadica, cioè una riconciliazione a 3 elementi. Cosa hanno visto Cozzi e collaboratori? Che quando 2 cavalli litigavano fra di loro, interveniva un terzo che andava a cercare di pacificare con uno o con l'altro, a seconda di con quale era più affiliato, e questo serviva per cercare di riportare armonia all'interno del gruppo, perché se all'interno del gruppo si crea un diverbio che poi non viene risolto, è possibile che il gruppo si scinda. E quindi la figura del paciere è una figura molto importante per risolvere queste questioni, che finora era stata trovata solo nei primati e nei carnivori sociali. Però, ho usato dei condizionali, dovrebbe esistere questa figura del paciere, e la riconciliazione triadica perché, Mendonca, spero di pronunciarlo bene, proprio di recente, nel 2023, ha criticato questo studio di Cozzi perché loro hanno studiato i cavalli in natura e dopo una serie di, eventi agonistici non hanno visto un aumento delle attività affiliative, che sarebbero quelle che il mediatore fa nei confronti di uno dei due litiganti. E quindi hanno detto: noi in natura non abbiamo riscontrato niente del genere. È anche possibile che lo studio di Cozzi, che è stato fatto su cavalli domestici, riprenda una situazione che in natura non esiste. Se voi avete visto il mio ultimo video, che comunque vi linko nella descrizione, io parlavo del fatto che nell'ambiente domestico i nostri cavalli sono costretti a vivere insieme e quindi devono anche operare delle mediazioni, mentre invece in natura a un certo punto ci si può separare e si va a trovare un'altra banda. Quindi magari questa figura del mediatore c'è, ma soltanto nell'ambiente domestico. Bene, io spero di aver risposto a Elisa, ma soprattutto spero di averla tranquillizzata. Elisa ci vuole magari del tempo, dipende poi da quello che è successo. È chiaro che quando fate un'introduzione, attenzione a non avere cavalli ferrati. Fatemi le vostre domande, soprattutto vi chiedo di commentare, di dirmi la vostra riguardo a questo video o a questo audio se mi state ascoltando e vi invito a iscrivervi ai corsi che ci saranno a settembre e a ottobre in provincia di Lecco, di Pistoia, di Ravenna e di Roma, in cui parleremo di un tema veramente importante, la struttura sociale del cavallo, che uno dice: vabbè, ma che mi frega il mio cavallo? Ce l'ho io, cioè sta con me, sta con un altro, che mi importa della struttura sociale, ma ci serve per capire che cosa vuole dalla vita un cavallo. Se noi capiamo verso cosa mira, la natura verso cosa lo porta, possiamo capire tanto del perché manifesta certi comportamenti. Parleremo della gestione naturale, parleremo dell'alimentazione, parleremo dell'approccio cognitivo-relazionale al cavallo, quindi di tutto quel discorso del concetto di leadership, di chi è veramente il cavallo, di cui in genere si parla per sentito dire, ma come sapete sempre io ve ne parlo con i riferimenti scientifici. Ciao e alla prossima!